Pogačar! Tadej Pogačar! Degno vincitore della seconda frazione della corsa più dura del mondo nel paese più bello del mondo. Un tripudio di passione, la vittoria della tappa di Biella è stata forse quella dei tifosi, ancor più dell'arrivo trionfale dell'attesissimo Pogačar, campione di razza. Migliaia di persone solo nella zona intorno al Prato delle Oche, aggiungendo anche quelli ai bordi della strada che porta al santuario, la stima aumenta. Per una domenica l'intero territorio si è colorato di rosa, lo hanno fatto fin dalla prima mattina i vari paesi toccati dal passaggio della seconda tappa, con striscioni, fiori e palloncini. Lo ha fatto il capoluogo, ma la passione più vera, più intensa, si è respirata durante la salita verso Europa. 10 chilometri di strada, chiusa al transito dei veicoli, dove pedalatori e camminatori si sono goduti una scalata comoda e serena, non meno ripida, ma molto più appagante. A bordo strada, un tripudio di bandiere, lingue e tifosi. I più caldi, i sudamericani, ma forte anche la presenza di Belgio, Olanda e Regno Unito, soprattutto dalle parti del Favaro e di Cossila. Europa Giro non è un accostamento banale, men che meno a 25 anni dalla celebre impresa del pirata. Marco Pantani è ancora una volta salito al santuario che lo ha reso leggenda, rivivendo nella gigantesca bici installata nel Prato delle Oche, nelle tantissime bandiere da pirata, nella gigantografia appesa a 3 km dall'arrivo. Marco Pantani, la nostra emozione per sempre. I suoi tifosi arrivano da tutta Italia perché quella biellese per loro è la tappa. Nell'aria il classico profumo di polenta e salsiccia, così come i nuvoloni incombenti sul mucrone, un classico di tutte le domeniche di Europa. Mentre il giro arriva nel biellese, si alzano i decibel nella conca, con l'attacco decisivo sullo strappo delle cave. La rimonta di Pogačar omaggia il pirata, sebbene il suo problema tecnico sia capitato in centro a Biella e non al Favaro, ma la stoffa del fenomeno rimane quella, così come l'emozione della folla 25 anni dopo l'impresa. La spiritualità di Europa si percepisce anche in sella a una bici. On the front wheel, just with no pressure, zero, and just on carbon. So yeah, I come into the corner and I did mistake not to stop before. I had a little crash, but nothing crazy. With more adrenaline kicking, I was quite confident. I come back with the team, which we did. They did super good job. We came back, set the pace that we like, and it was perfect. Yeah, it means a lot. Just like any other stage win, where you take the leader jersey, it means a lot. And the atmosphere was incredible on the climb. So I can say that it was really a pleasure to ride solo the last couple of kilometers. And the support from the fans was incredible. So yeah, it was my pleasure to ride today.